settimana siamo in Australia, esattamente a Melbourne. Non potete capire cosa sto facendo, ma sono con un passeggino. Mamma! Esperienza a Melbourne inizia dall'Eureka Tower. Due Skydeck, due Edge, piano 88. This is okay. For the Edge. Okay. When it starts flashing, you walk to the Edge. Siamo a Melbourne. Siamo a Melbourne perché c'è il matrimonio di mia cugina sabato, dove esatto. Io sono stata proclamata sua testimone. Per chi volesse sapere quanto è costata questa esperienza, $100 per una coppia con la foto ricordo a pagamento. Sono incastrata nel seggiolino di mio nipote. Aiutami! Hai detto che siamo? Questa è una delle strade con più negozi a Melbourne, siamo in Chapel Street. Quindi adesso siamo a sud della città. A breve lo porterò al tipico Yamcha, che è la cucina cinese a Chinatown. Preferisco che voi non vediate. Cioè, come cazzo si mangia così? Taglialo. E come si tagliano le bacche? Vieni, ti porto sul fiume. We're delighted to have both of you here with us. Thank you very much. We do because we have to eat now. That's it. Perfect. Intanto scivolo. Comunque l'inglese è semplice, basta che dici literally, basically, usually. Ogni 3-4 parole. Usually. E quelli penso che tu sei inglese come loro, capi? E invece non lo sei. Ma sei furbo. E quando non sai che dire, spara un... You know, right? Stasera, serata tra uomini. Melbourne, the night. No, comunque andremo a South Bank. South Bank. Crown South Casino. Bank, casino. Tutta quella zona lì. Nel frattempo mi stanno attaccando le zanzare più grosse del mondo. Ehi. Sei venuto con la macchina giovanile. Oh. Ah, ho rubato una macchina, Oscar. Andiamo. La serata inizia e promette bene. Salute. Siamo finalmente in centro. Questa strada, sì. Per via di questi graffiti, okay. Che sono state definite opere d'arte, perché ci sono dei bravi pittori che vengono qua. Quindi è riconosciuta proprio. Sì, è una... sì, certo. Sì. Quando vieni, dici, ah, l'ho riconosciuta. We'll be right back.
qualcosa che ci facciamo un selfie. Allora ragazzi, non sto rubando, ma sto facendo dei servizi per l'altra damigella di onore. E mi hanno usato come la scimmia. Ok, thanks. No, no. And the boyfriend. Come and take as many photos as they want, okay? Thanks. Amore, rimetti questa nella limousine. Devo rimettere anche, have to put again this. I'll put it through the front. Ah, okay, thank you very much. Capì? What's your name? Mark. Ciao Mark, Gianluigi, nice to meet you. Nice to meet you. Guardatevi, nei matrimoni bisogna sempre fare amicizia con gli addetti ai lavori, non si sa mai, esce sempre qualcosa. Siamo qui nella casa, parenti della sposa. Devo mangiare qualcosa che mi sento proprio male. Vai, voglio vai. Vomitare everywhere. La chiesa? Sì. Qua, due minuti. Ah, la chiesa, giusto. Yeah, yeah, yeah. Mi ero dimenticato che dovevamo fare. Pensavo che stavamo già, io avevo già mangiato. E come fanno in Italia? Fanno proprio la chiesa? In Italia dura due giorni, ma... Devo trovare i parenti a cui appartengo. Che c'è figa, amore. Amore, contegno, amore, contegno. La zia! DJ! DJ, metti Dezza Amore! Queste sono tradizioni australiane. Tradizioni australiane, sposarci. Amore, ma sei sicura che mi hai fatto arrivare in Australia?